Cari amiche, buonasera e benvenuto in Filomania, la passione per la creatività. In questa rubrica abbiamo pensato di presentarvi piccoli progetti di cucito creativo e di patchwork che potrete realizzare in breve tempo, ma che sicuramente vi potranno dare grande soddisfazione. Idee originali per voi, la vostra casa e i vostri bimbi e anche, perché no, da regalare. In questa rubrica oggi vi presentiamo la tovaglietta americana country, che sicuramente è di grande effetto. Iniziamo a presentarvi il materiale occorrente, che è 35 cm di tessuto rosso a quadretti, 20 cm di tessuto bordeaux per i lati, vari pezzi per fare l'appliqué. E due bottoncini neri, 20 cm di carta adesiva e iniziamo pure. Prendiamo il nostro tessuto e lo andiamo a squadrare. La misura è 49x35. Solitamente nel patchwork utilizziamo comunque la piana di taglio con la squadra e il cutter. Squadriamo anche da questo lato e dall'altra parte andremo a misurarlo. Quindi abbiamo detto 35 e così è 35. E abbiamo ottenuto la nostra base per poter realizzare la nostra tovaglietta. Questo servirà per il retro, lo mettiamo in palla. Io ho già preparato una taschina come questa per poi inserire ovviamente il tovagliolo quando sarà finita. La posizioniamo a 3 cm per 3 da questo lato sulla destra. 2, 3. Ok, questo è il punto, lo vado a segnare. E con la colla, quella ovviamente che va via col lavaggio, la segno e la vado a cucire. Ora abbiamo posizionato la tasca, possiamo andare a preparare l'appliqué. Lo facciamo con la carta adesiva e andiamo a ricalcare il nostro disegno. Quindi inizieremo dal becco. Andiamo semplicemente a ricalcare. Abbiamo ricalcato tutti i nostri pezzi, prendiamo i nostri pezzi di stoffa, scegliamo ovviamente i colori che preferiamo. Andiamo prima cosa a tagliare i vari pezzi. Questo corpo della gallina. Lo andiamo ad attaccare. La carta utilizzata è quella leggera e quindi dobbiamo fare solo una leggera pressione, è già incollato, con un ferro a vapore, senza vapore, caldo, non a vapore. Quindi ecco che la carta si posiziona sul rovescio della stoffa, sul retro. Dopodiché andremo a ritagliare tutti i pezzi.
Una volta ritagliato tutti i pezzi, andiamo a togliere l'altro strato di carta e andiamo a vedere dove posizionare la nostra gallina, più o meno in questo modo. Così andiamo a togliere tutti gli altri pezzi, ovviamente osservando magari il disegno le prime volte. Le ali andranno sotto in modo che il corpo le vada a coprire la cresta, che la cresta andrà sotto alla testa della gallina. Ok, iniziamo a fissare questi pezzi. Tamponiamo in modo che i pezzi non si spostino. Adesso ripassiamo in modo da essere sicuri che sia tutto attaccato. Andiamo avanti con gli altri pezzi, anche questi sempre col ferro. Ora dobbiamo andare a fissarlo con un punto festone, e di solito in questi casi si usa comunque un colore scuro in modo che si veda di più. Il punto festone lo possiamo fare sia a macchina che a mano. Le nostre macchine hanno la possibilità di creare dei punti ad hoc che vogliamo realizzare. All'interno della macchina c'è già un punto festone, ma io ho preferito farne un altro in modo da che sembri quasi fatto a mano. Abbiamo realizzato quindi il nostro punto festone. Andiamo a bordare la tovaglietta. Ci occorre il tessuto bordeaux, tagliamo delle strisce da 7,5. Dovremmo farne almeno 3. Di 7,5. Tagliamo la cimosa e le andiamo a unire. Metto dritto contro diritto e andiamo a fare una cucitura a 6 mm. La cucitura la andiamo a aprire in questo modo. Andiamo a piegare tutta la striscia a metà, così. Ok, preparata la nostra striscia, possiamo andare ad attaccare il bordo. Dobbiamo cucire sul dritto, mettiamo la nostra striscia così, in questo modo, lasciamo un pezzetto e iniziamo a cucire da qui. Fissiamo pure il punto, quindi facciamo qualche punto per fissarla. Iniziamo a cucire facendo delle pieghe a circa 3 centimetri. Fermiamo la macchina. Vediamo, andiamo avanti. Qua sull'angolo, giro.
e faccio andare la piegatura dall'altro lato. E andiamo avanti. Sempre 2-3 centimetri. Una volta che abbiamo rifilato tutto il bordo, possiamo iniziare a chiudere la nostra tovaglietta. Ci occorre quindi dell'imbottitura piatta americana e il retro, ovviamente. Per comodità uso un po' di colla, colla spray. Questa è una colla usata molto nel patchwork per fare questi lavori, per imbastire, diciamo così, i vari pezzi in modo che non si spostino durante le cuciture. Ecco fatto. Dopodiché mettiamo dritto contro diritto in questo modo. All'interno verrà posizionata il profilo e andiamo a mettere qualche spillo. Possiamo andare a cucire. Partiremo dal basso lasciando un'apertura di circa 10 cm. Qua giro, alzo anche l'ago, mi riposiziono. A questo punto possiamo andare a rifilare i pezzi che avanzano. Sugli angoli magari tagliamo proprio l'angolo in modo da non dare spessore quando si è rivolta. Dall'apertura possiamo andarlo a girare. Una volta risvoltato lo andiamo a stirare bene in modo da aprire bene tutte le cuciture . L'apertura vi rimarrà dietro qui e qui andremo a chiudere con qualche punto nascosto in modo da chiudere poi la tovaglietta. Una volta chiusa potremo attaccare i nostri bottoni. Così, o anche storti, che è anche molto più spiritosa. Tutti i materiali che ovviamente abbiamo utilizzato li potete trovare presso il nostro punto vendita a Clusone, in via Angelo Mai numero 19. Vi ricordo inoltre che organizziamo corsi di cucito creativo e di patchwork base e avanzato. Inoltre vi informo che è uscita la nuova fashion bag della Filomania che potrete avere in omaggio con 25 € di spesa. Vi ringrazio, arrivederci, grazie.